Michele Marraffa, candidato sindaco per il centrodestra. Buonasera da Martina News. Abbiamo sentito un po' di domande riguardo questa campagna elettorale e anche i prossimi 5 anni del futuro di Martina Franca. Innanzitutto, la prima domanda che mi viene in mente è riguardo alla tua presentazione video. Dici che ti porti dentro una grande rabbia. Per quale motivo? Buonasera innanzitutto. Beh, il motivo è quello che già ho esternato in quella intervista. Il motivo è che per lavoro mi tocca spesso viaggiare, sia in Italia che all'estero, e sì, ci sono tante cose bellissime, tante cose anche in paesini molto più piccoli di Martina Franca, e quindi poi ti viene la rabbia, ma perché noi che abbiamo un'intelligenza non da meno sicuramente di un altro cittadino qualsiasi, perché non possiamo fare queste cose nella nostra città e invece ci perdiamo, consumiamo il nostro cervello soltanto a parlare male della nostra città e a parlarci addosso l'un l'altro. Lei però è stata in maggioranza per più di 5 anni, giusto? Che cosa ha impedito di fare, cioè di fare questi cambiamenti che invece si appresta e promette di fare adesso? Ma io non sto promettendo innanzitutto, io spero che in Consiglio Comunale arrivino le persone giuste, le persone che non hanno interessi personali e non hanno interessi sul territorio, perché quello è uno dei, questo è uno dei primi problemi purtroppo. Ho fatto parte di una maggioranza, non solo di una, di tante maggioranze sicuramente, e ho anche realizzato tante cose per la nostra città che non sto qua ad elencare, perché mi appartengono le cose che devo fare e non quelle che ho fatto. Fossi il cittadino che stessi dall'altra parte direi, vabbè, ho capito, hai fatto tutto questo, sei stato bravo, è bello, però domani che cosa devi fare per noi? Vogliamo provare a fare un elenco? Ma l'elenco non è difficile, anzi è facilissimo. Innanzitutto una delle cose che cercherò di far percepire all'intera macchina amministrativa è che è una macchina amministrativa che eroga servizi al servizio del cittadino e quindi senza quei famosi tappi o imbuto dove il cittadino poi si perde, deve chiedere lui per favore, deve incominciare a maturare nella macchina amministrativa: caro cittadino, in che cosa ti posso essere utile, come posso servirti? Questo sia per il semplice cittadino, sia per gli artigiani, i commercianti, gli imprenditori. Se riusciamo a fare questo, già abbiamo fatto il 90% del lavoro. Ci sono 6 candidati sindaco a Martina Franca, di cui non soltanto uno di centrosinistra, diversi di centrodestra. Tu a che centrodestra appartieni? Che centrodestra rappresenti? E la mia storia è molto centrista innanzitutto. Io vengo dalla Democrazia Cristiana, una volta sciolta sono passato in Forza Italia, poi sciolta Forza Italia sono passato nel PDL, ma dico, le mie origini sono contadine, mio padre è un contadino, ho sempre abitato nell'agro di Martina Franca, quindi è chiaro ed è molto evidente quale possa essere la mia conformazione. Oggi dico onestamente che non so più dove inizia e dove finisce la sinistra, dove inizia e dove finisce la destra, non riesco più a percepirlo, detto francamente. Però se qualcuno me lo sa spiegare ne terrò debito conto. Allora facciamo così: che differenza c'è tra te e gli altri candidati? Non so, non facciamo i nomi, però no. Gli altri candidati. La differenza è molto semplice, è semplicemente una differenza di idee. Noi abbiamo tante idee, come ce l'ho nella mia azienda, come ce l'ho nelle mie cose, in tutto quello. Gli altri poi non so se hanno idee e quali sono. Noi infatti il nostro comitato, il nostro programma dice proprio questo: abbiamo aperto un cantiere di idee. Quindi il confronto, anzi non parlerei neanche di confronto, parlerei di concorrenti, mi riesce meglio, visto il lavoro che faccio, visto che sono un imprenditore. Quindi i miei concorrenti esternassero le loro idee per il futuro della città e noi abbiamo le nostre idee sicuramente. Rispetto al lavoro di imprenditore, abbiamo visto qualche settimana fa che c'è stato lo sciopero dei camionisti. Lì tu ti occupi, hai un'azienda di trasporti appunto, non solo. Si apre quindi si apre, come si può dire, 5 anni di un futuro critico di Martina Franca, ma anche rispetto a dei cambiamenti globali. Come si porrà la città nei confronti di questi cambiamenti? Che prospettive è riuscito a prevedere? Questo momento di crisi economica nel mondo, direi, non soltanto a Martina Franca, è un po' come tutte le rivoluzioni industriali che ci sono state durante la storia dell'Italia, la rivoluzione industriale, il rinascimento, eccetera, eccetera. Questo è un momento di quelli. Il nostro imprenditore deve reinventarsi, deve cominciare a percepire quali sono le cose che può portare, quali sono le eccellenze che può portare nel mondo. Oggi siamo molto più agevolati rispetto al passato, perché arrivare in un qualsiasi posto del mondo è molto più semplice che nel passato. Internet, la velocità della comunicazione ci porta dappertutto nel centesimo di un secondo. Noi invece veniamo purtroppo da un momento molto molto florido, che è quello della convenzione, che oggi non è più purtroppo
troppo sostenibile farlo a Martina, però le eccellenze sicuramente si possono fare e ci sono le aziende che sono eccellenti e sono presenti su tutti i mercati mondiali. Su questo dobbiamo insistere. A proposito di internet, come Martina News siamo visti e letti da tutta Italia, anche da martinesi che hanno scelto di non tornare. Quali potrebbero essere delle azioni che potrebbe fare l'amministrazione per invogliare la gente a tornare a Martina? Beh, la nostra città di per sé è molto molto attraente. La prima cosa che mi viene in mente è il clima, che è molto molto particolare, soprattutto d'estate, quindi fa stare bene e mette serenità alla nostra città. Se la politica riesce anche lì a dare le certezze, a portare un po' di serenità e di fiducia nella nostra città, sicuramente la strada sarà spianata per tutti i martinesi che ci ascoltano da fuori Martina. Facciamo l'ultima domanda. Se tu non fossi candidato, chi voteresti? Se io non fossi candidato, in questo momento non starei qua a Martina, starei a lavorare, quindi non so se troverei il momento di... Però voterei per una persona che mi convince con le sue idee, che in questo momento, detto francamente, non ne ho sentite tante. A parte le tue, spero. Sì. Ma vabbè, le mie non sono io a dirlo. Va bene, grazie. Grazie a voi, buona serata.